Ragazzi, questa sera non perdi impegni perché siamo in live a 18 per magia tutti quanti assieme al sorteggio del calendario della prossima Serie A Team 2021-2022, quindi mi raccomando non mancate qua su YouTube in live oggi alle 18. E bello a tutti ragazzi, oggi con la ripassa sono tornati in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo tornati in un nuovo video tier list, perché oggi, come nel video di ieri in cui abbiamo valutato tutti i giocatori in base al loro voto, secondo me, in questo europeo, vi lascio il video nelle schede, parliamo ovviamente dei giocatori riguardanti la nazionale italiana. Oggi andiamo a valutare il percorso di ogni nazionale, sempre usando tier maker. Vi lascio il link di questa tier list che utilizzerò qua sotto in descrizione, se volete farlo anche voi, così me lo condividete magari su Instagram, tra parentesi, seguitemi su Instagram. Come vedete in grafica, il mio nome è @59official, in descrizione trovate il link per andarmi a seguire, e niente, grazie, se lo volete, trovate tanti contenuti nuovi. Detto ciò, spostiamoci sulla tier list, eccoci qua, li valuteremo in stelle, ovvero le squadre che avranno fatto un percorso un po' più scadente, nella una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle, cinque stelle, ecco, questi saranno i criteri di valutazione. Io direi di partire, di andare in ordine, già come ce li mette la tier list, anche se in realtà conta poco. Partiamo dalla Germania, tra l'altro con gli stemmi ragazzi, date un po'. Allora, la Germania in realtà stento a dargli un voto, cioè la metto in 3 stelle, perché ha fatto il percorso per me dove uscire i gironi ragazzi la Germania, però ha fatto la gran bagliera col Portogallo e alla fine ci sta che sia passata, ma più di così non poteva fare, è uscita poi con l'Inghilterra. 3 stelle alla Germania, che se non ha fatto fin troppo. Sarebbe fra le 3-2, poi alla fine del video magari facciamo una revisione generale. Austria anche do 3 stelle, perché comunque è passata la fase eliminatoria, ottimo risultato, è uscita poi contro la nostra Italia, comunque ci ha fatto faticare, penso che le 3 stelle se le possa meritare. Il Belgio per me può prendersi le 4 stelle, perché comunque ha fatto un ottimo europeo, ha trovato poi un'Italia pronta e preparata che è riuscita ad eliminarlo, a eliminarli, però penso che il Belgio comunque possa essere nella categoria 4 stelle, fra il 4 e 3. Croazia, la Croazia male, la Croazia secondo me va nella categoria 2 stelle, perché non mi ha convinto, ha fatto un girone tutto sommato normale, è uscita poi agli ottavi di finale contro la Spagna, dopo una grandissima, lunghissima partita, ma per me le 3 stelle non se le prende la Croazia, che arriva dunque nella categoria 2 stelle. A differenza della Danimarca che per me va nella categoria 5 stelle, super super europeo della Danimarca, che è la prima ad andare nella massima categoria, una categoria che comunque comprenderà poche squadre, vi avviso già, ma 5 stelle se le merita tutte. La Danimarca che è andata fino in semifinale, ragazzi, meritava di passare in finale, il rigore che non c'era sull'Inghilterra, tralasciamo tutto ciò, ma la Danimarca ha fatto un super europeo e 5 stelle se ne merita tutte. A differenza della Scozia che invece finisce la categoria 1 stella, brutto girone, esce da ultima e assolutamente non mi sembra che possa essere definita una sorpresa, cioè, o meglio, ha fatto un brutto europeo ragazzi, diciamolo, la Scozia non penso che nemmeno gli scozzesi penso sarebbero d'accordo con me, una stella che ha fatto un brutto europeo, non c'è molto altro da dire. Passiamo alla Slovacchia, cioè, la Slovacchia ha fatto il suo europeo, finisce la categoria 2 stelle perché poteva fare di più, ma sicuramente il 5-0 con la Spagna la penalizza di molto, quindi penso che sia giusta comunque questa decisione. E a proposito di Spagna, eccoci qua, proprio con la Spagna, che per me finisce nella categoria, alla fine, 4 stelle. 4 stelle perché, contro ogni pronostico mio, perlomeno, è arrivata fino ai quarti di finale. L'abbiamo poi eliminata noi, anzi quasi in semifinale. E comunque ha fatto un buon europeo, e 4 stelle per me se le può meritare. La Finlandia nella categoria 2 stelle, perché alla fine, anzi, nella categoria 1 stella, perché oltre alla vittoria condizionata soprattutto da ciò che è successo a Eriksen contro Danimarca la prima giornata, la Finlandia non ha più fatto niente, e 1 stella secondo me è proprio veramente il massimo e anche il minimo che si può dare alla Finlandia.
La Francia, e qua tocchiamo un tasto dolente perché la Francia ha fatto un europeo particolare, perché ha fatto un girone nel girone di ferro, è uscita comunque da prima e questo le fa onore. Esce però agli ottavi contro la Svizzera e questa la penalizza di molto e la fa andare nella categoria 3 stelle, 3 stelle assieme a Germania e Austria, perché comunque passa la prima nel girone di un girone che ragazzi era veramente tosto, quindi sulle 3 stelle direi che ci possiamo anche stare, ma non di più, perché l'uscita con la Svizzera è clamorosa. Il Galles per me si prende 3 stelle anche lui, perché comunque passa i gironi come sorpresa, quasi come outsider, non proprio, però io e molti italiani ho visto pronosticata per ultimo, e invece il Galles è arrivato secondo, ha perso poi in semifinale, sì, in semifinale, ciao, sono fuso ragazzi, agli ottavi di finale contro la Svizzera, se non sbaglio, sì, la Svizzera, e quindi direi che ci può stare le 3 stelle per il Galles. Olanda anche 3 stelle, perché passa da prima nel girone, esce però ai quarti di finale contro una Cecoslovacchia e in modo incredibile, perdendo 2-0, e questo sicuramente, stesso discorso della Francia, la fa abbassare molto nelle categorie. L'Ungheria, che dire, l'Ungheria va nella classifica 3 stelle, ma ci va veramente per pochissimo, cioè, per pochissimo poteva essere anche in quella da 4. Veramente, se non avesse segnato ovviamente la Germania, l'Ungheria sarebbe passata, non sto a dirvi questo, perché sarebbe passata la migliore terza, probabilmente. E questo le fa onore, perché fino all'ultimo ha lottato in un girone che era veramente impossibile per come si era messo, per le squadre in cui c'erano. Parlo ovviamente impossibile per l'Ungheria. Sistemo un attimo intanto la telecamera, scusatemi. E quindi questo comunque le fa onore, assolutamente. Resta comunque il fatto che non ha passato il girone, è arrivata quarta, quindi non è che posso dargli più di 3 stelle. Inghilterra 4 stelle. Ragazzi, qua è tosta. Inghilterra torna in finale dopo tanto tempo, fa un buon europeo. Sì, sono indeciso fra 4 e 5. Gli do le 5 perché comunque è arrivata in finale, se l'è giocata anche lì. Nonostante tutta questa storia di errori arbitrali, ragazzi, quello è un errore dell'arbitro, non c'entra che sia Inghilterra o meno. Per me l'Inghilterra alla fine del 5 stelle si riprende, è arrivata in finale dopo tanto tempo che non arrivava in una finale di una coppa ufficiale internazionale, e penso che quindi ci possa stare dalle 5 stelle, ed è quindi la seconda che va in questa categoria assieme alla Danimarca. Ha fatto un buon europeo, ha fatto l'europeo forse migliore degli ultimi anni per l'Inghilterra. E quindi è giusto metterla nel 5 stelle, come è giustissimo mettere l'Italia che vince l'Europeo e porta a casa la Coppa. It's coming home, perché l'Italia fa un Europeo pazzesco, non sbaglia un colpo, le vince tutte, e dico tutte, e quindi è giusto così. È giusto che l'Italia si prenda le 5 stelle, penso che sia la più meritevole fra queste tre, fra Danimarca, Inghilterra e Italia. Penso che l'Italia sia proprio quella che merita di più, perché ha fatto un super, super, super europeo. Super europeo che non tutti hanno fatto, per esempio la Polonia va in una stella, malissimo la Polonia che esce da ultima nel suo girone, tragedia, strage proprio della Polonia che con un solo punto non può assolutamente sperare di passare, con Robert Lewandowski che ha malincuore deve lasciare subito l'Europeo. E questo sicuramente non è neanche. Tra l'altro, ho saltato la Macedonia, perdonatemi. Anche Macedonia, una stella, una, due stelle, siamo lì, mettiamola una perché alla fine non ha fatto tutto sto granché la Macedonia per niente. Quindi basta guardare la classifica, capite bene che la Macedonia poteva fare di più. Anche se comunque non è che puoi aspettare tanto dalla Macedonia con una squadra poco giovane, secondo me, e poco rinnovata. Portogallo, e qua è un altro discorso ancora, perché il Portogallo fa un buon girone, alla fine riesce a passare da terza, quindi va contro il Belgio, contro agli ottavi, ed esce proprio contro il Belgio agli ottavi. Se fosse passata l'avremmo eliminata noi, diciamolo. Contro
Portogallo che si prende, però non meritava di uscire col Belgio, lo metterei anche in 4 stelle. Per ovvi motivi non posso mettere in 4 stelle, sarebbe troppo, quindi vado a posizionarla in 3 stelle il Portogallo. In 4 stelle ci va la Repubblica Ceca, ci va la Repubblica Ceca che arriva fino ai quarti di finale, fa veramente un ottimo europeo, ha uno dei due capocannonieri assieme a Ronaldo, c'è anche Schick, che ha fatto un super europeo anche lui. Penso sì che ci possa stare le 4 stelle per la Repubblica Ceca, che da outsider penso sia una, assieme alla Danimarca, l'outsider più inaspettata di questo europeo. Dopo che noi avevamo sfidato la Repubblica Ceca prima dell'europeo in un amichevole, avevamo stravinto, non mi ricordo bene quanto, ma avevamo distrutti tipo 4-0. No, ora non mi viene bene in mente, ma comunque avevamo veramente distrutti senza problemi, e invece poi si riprende così nell'europeo, facendo un ottimo europeo. Europeo buono che non fa la Russia, invece, che mette in 2 stelle, non ha fatto un bell'europeo, l'ex ospitante dei mondiali, che quindi va nella categoria 2 stelle, ragazzi. Poteva fare di più dopo quello che aveva dimostrato al mondiale. La Svizzera inizia male, arriva terza nel suo girone, che poi è anche il nostro. Ma si riprende, elimina, signori, elimina la Francia e non solo, perché la Svizzera poi va anche a quasi eliminare la Spagna, cioè noi per poco non avevamo la Svizzera in semifinale contro, raga. La Svizzera per me la Svizzera va in 4 stelle, ragazzi, contro ogni pronostico, perché per come aveva iniziato la Svizzera va in 4 stelle, perché riprendersi così da un girone passato per miracolo al terzo posto. Sì, è proprio da 4 stelle, perché ha fatto una super ripresa battendo la Francia, ci ha fatto sognare a tutti, e quindi è giusto così. Svezia. La Svezia ha fatto un buon europeo, la Svezia ha fatto un buon europeo e va nella categoria, andrebbe nella categoria 4 stelle, solo che poi esce con l'Ucraina. Ragazzi, sono molto indeciso sulla Svezia, ma penso che l'ottimo girone che ha fatto comunque possa dimostrare che la Svezia c'è. La metto in 3 stelle perché sì, perché se no non varrebbe lo stesso discorso che ho fatto per tutte le altre che sono in 3 stelle, e quindi resta lì la Svezia. La Turchia va in 1 stella, bruttissimo europeo, non è stata proprio l'outsider come avevamo pronosticato io e molti di voi, e quindi va nella categoria 1 stella. Ucraina che va nella categoria, ne avrebbe quasi la di 4 stelle, sarebbe un po' esagerato, eh. Perché fa un ottimo girone, l'Ucraina elimina la Svezia agli ottavi, sì. Se non sbaglio, è stata eliminata dalla Cecoslovacchia, no, scherzata dalla Danimarca. Però, no, dai, l'Ucraina io la metto in 4 stelle perché ha fatto il suo europeo, l'europeo che non ti aspetti, perché l'Ucraina passa il girone da seconda, no, da terza, scusatemi, da miglior terza, di una delle miglior terze, e poi elimina anche la Svezia. E non era facile, non era scontato. L'Ucraina io la voglio premiare e metterla in 4 stelle. Adesso, revisionando un attimo il tutto, direi che su quelle che sono in 1 stella non ci sono dubbi, assolutamente. Scozia, Finlandia, Polonia, Macedonia e Turchia se la meritano tutte e 4, tutte e 5, scusatemi, l'unica stella. Croazia, Slovacchia e Russia è giusto che siano in 2 stelle, e vorrei, no, vabbè, abbassarci nessuno dentro, perché anche se effettivamente da Olanda io mi aspettavo di più, ragazzi, però il girone passato da primo non era neanche tanto scontato, l'Olanda è lì per scendere in 2 stelle, perché poteva fare di più, esci con la Repubblica Ceca. Sì, io l'Olanda la metto in 2 stelle, la metto in 2 stelle perché poteva fare molto di più, perché comunque è eliminata la Repubblica Ceca. Su quelle in 3 stelle il resto non c'è altro da dire. Belgio, Spagna, Repubblica Ceca, Svizzera e Ucraina ci possono stare, e le tre che vanno a 5 stelle sono Danimarca, Inghilterra e Italia. Direi che questo è quanto, fatevi dei belli screen, comunque magari la riposto poi su Instagram nelle storie. Spero che questo video vi sia piaciuto in primis, fatemelo sapere con un commento qui sotto, un bel like, un iscritto alla campanellina, anzi direi che ci spostiamo sulla webcam più grande.
Eccoci qua, io vi aspetto quindi stasera alle 18 per la live in cui reagiremo al sorteggio del calendario della prossima sera 2021-2022, come vi ho detto inizio video, e niente, da FV5 non è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi al canale, campanellino, un bel like di supporto, se volete su Instagram, link per le donazioni solo con PayPal in descrizione, se volete farne qualcuno oggi durante la live, anche piccolissimi, mi vanno benissimo, mi fanno un molto piacere, mi aiutate un sacco a portare avanti questo canale, e niente, da FV5 non è tutto. Bella ragazzi! We'll be right back.